Alla fine vengono fuori quelli che sono i problemi di una squadra, soprattutto se non la si costruisce tenendo conto del fatto che può capitare di tutto. Come si suol dire il diavolo fa le pentole ma non i coperchi? Una lacuna che è rimasta dai due diversi mercati, dalle due sessioni, sia quell'estivo sia quello invernale, è il fatto di non aver avuto l'idea o. La scelta di non fare la scelta di avere un sostituto di Cigarini, guarda cosa ti capita: il primo che si infortuna nel giro di ritorno appena ha finito il mercato, e si infortuna per almeno due mesi, visto che si tratta di una frattura, è proprio Luca Cigarini. Non è un problema da niente perché nel momento in cui ti manca un giocatore di questo tipo, sei costretto a destrutturare il centrocampo, che era uno dei reparti che si stava costruendo pian piano. Perché se c'è una cosa che manca ancora al Cagliari è l'efficacia, talvolta in fase offensiva dettata alle automatismi, automatismi conquistati nella corsia di destra dove la coppia Barella-Faragò è certamente la più bella sorpresa di questo campionato sommiamoci anche con Romagna alle spalle che dava un contributo notevole perché poi erano i tre nella catena che riuscivano a far funzionare il tutto al meglio già con Romagna che non c'è, c'è cioè Andreoli al suo posto in queste ultime partite qualcosa veniva a mancare, poi manca Faragò ed ecco che ti ritrovi in difficoltà perché devi cercare di rimediare già a questa soluzione perché ricordo che l'alternativa che non è mai stata un'alternativa doveva essere Vanderville che si è rivelato invece un vero e proprio pacco peraltro del tutto disadattato rispetto alla realtà cagliaritana come abbiamo visto nelle settimane successive quindi soluzione da adottare per sostituire Faragò e già qui sei costretto a variare troppo perché porti via un'altra delle certezze che stava conquistando in questa fase cioè Padoin dalla catena di sinistra e la porti a destra con Ionissa che viene reinserito per tentare di guidare l'icogiannis in quella che è l'integrazione della squadra, cosa che devi fare ma che chiaramente potresti fare certamente se avessi altri giocatori in modo molto più tranquillo, molto più pacato non necessariamente per emergenza l'assenza di Pavoletti poi ha destrutturato anche l'attacco, perché Pavoletti eh, per quanto possa essere un giocatore che ancora non ha espresso il suo valore è calciatore che è comunque è in grado di raccogliere i lanci lunghi a cui poni rimedio eh, con i quali poni il rimedio quando non hai un gioco efficace, oppure i Cross dagli esterni, visto che punti molto, sull'Icogianis, da una parte e sposti Padovini per tentare di garantire anche questa fase, con eh, l'assenza dei Pavoletti, la scelta anche qui mh, fantasiosa, dobbiamo dire originale, è quella di mettere dentro il gioco Pedro, che è vero che dal punto di vista. Del colpo di testa è probabilmente in grado di fare meglio di quanto fa eh, Sao, soprattutto se lanci i pallone lungo dalle retrovie. E con in coppia con Farias che avrebbe avuto il compito, avere il compito di raccogliere le seconde palle o di ruotare intorno a João cosa non riuscita, insomma, con l'assenza di cigarini. Ora ti ritrovi nella condizione di dover per forza fare delle variazioni importanti. Quella vista ieri come soluzione, la prima, quella di Barella al centro del centrocampo per fare il vice ai cigarini secondo me è controproducente perché ti priva di un interno come Barella che non hai in alternativa e Barella non fa i cigarini della situazione e quindi perdi anche valore in quella zona. È molto più efficace secondo me la soluzione adottata nel secondo tempo anche in prospettiva, cioè pensare a un centrocampo A4 che possa diventare eh, scusate un centrocampo eh, sì, dicevo bene A4 in fase di, di possesso palla con tre difensori e con tre attaccanti che possa diventare All'occorrenza un 5-4-1 quando si tratta di difendere, cioè portando la palla in avanti, chiaramente spingi con i tre attaccanti e i quattro centrocampisti. Quando ti devi difendere, i due esterni di centrocampo scendono sulla linea dei difensori e scendono anche i due esterni d'attacco a proteggere il centrocampo. Bisogna vedere quale sarà la soluzione che adotterà Diego Lopez. E di certo c'è, ripeto, un peccato originale come la mela di Adamo ed Eva, e cioè il fatto di non aver portato a Cagliari. In questo caso diciamolo chiaramente, aver tenuto d'estate Colombatto e averlo riportato a gennaio. Peraltro, Colombatto, altro, altro beffardo destino che la sorte ha disegnato, finito in panchina nel Perugia.